Eccoci tornati in diretta anche per il fatto di Giancarlo Marcotti. Questa settimana siamo nell'ambito della Trading Week perché continuiamo comunque e naturalmente quando parliamo di trading e quando parliamo di operatività non si può prescindere dalle notizie che arrivano e che influenzano i mercati. Indubbiamente una delle ultime notizie che ha influenzato i mercati, anche se non abbiamo ancora capito quali sono i segnali che arrivano proprio dalle borse rispetto a questa notizia, però qualcosa è arrivato. Mi riferisco all'accordo europeo sul Recovery Fund. Appena è arrivato l'accordo, anzi la conferma di un accordo, le borse hanno festeggiato, però dobbiamo anche essere onesti e dire che hanno festeggiato perché c'era incertezza, perché era da mesi che l'Europa cercava di arrivare a un dunque. Quindi di conseguenza sapete molto bene, i mercati che non amano l'incertezza, la cosa peggiore, hanno subito fatto un lungo applauso a quello che era emerso dall'Europa. Certo è che adesso invece bisogna avere un riferimento più effettivo rispetto ai risvolti pratici ed è quello che ci si sta chiedendo, anche perché, e poi io mi taccio e do la parola al mio ospite, effettivamente anche all'interno del governo italiano, della nostra maggioranza, si respira un po' di tira e molla rispetto a questo tema, perché si parla di recovery fund, di quello che si potrà fare con questi fondi e soprattutto rispetto al MES, altro punto interrogativo, cioè i fondi del recovery fund arriveranno l'anno prossimo e quindi al momento non è utile, non è necessario magari avere il MES che potrebbe dare all'Italia un po' di respiro. Giancarlo Marcotti, buongiorno. E chiaramente un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Ecco, io ho fatto una premessa un po' più lunga, ma perché? Perché appunto siamo inseriti nella settimana della Trading Week, cioè la Trading Week, quindi parliamo del mondo del trading, però ovviamente questa è una delle notizie che in questo periodo veramente può dare dei movimenti di mercato non indifferente, sei d'accordo? Beh, assolutamente, certo, è una notizia che senz'altro impatta sui mercati. Io resterei un attimo sui mercati prima appunto di parlare Sì. di Recovery Fund perché senz'altro ne avrete parlato anche voi, solo che sono riuscito a collegarmi solo negli ultimi minuti. Ma quello che sta succedendo al prezzo dell'oro è qualcosa di mai visto nella storia praticamente. Quindi Assolutamente, questo. è salito sopra i 1900, insomma, un record, ha raggiunto i suoi record, i suoi massimi storici, no? Esatto, e lo ha superato abbondantemente i 1900, quindi il mese di luglio, questo mese di luglio, diciamo, sarà ricordato negli annali per quello che è successo. E fa il paio, io lo voglio sottolineare, col mese di luglio del 2011. Ma attenzione, sappiamo cosa è accaduto nel 2011. Cioè, in pratica, si è arrivati in patto poi alla sostituzione del governo Berlusconi nel novembre, ma diciamo che la tempesta era nata nel luglio, di quell'anno. Poi, c'era stata la famosa lettera che arrivava dalla BCE, eccetera. Quindi diciamo che i mercati stanno così replicando una cosa che per l'Italia non fu certamente un momento così da sottovalutare, anzi fu un momento drammatico per l'economia italiana. Quindi abbiamo uno spread chiaramente neanche paragonabile a quello che abbiamo avuto nel 2011. Però questa storia dell'oro deve comunque allarmare più di qualcuno. Cioè, la domanda da farsi, non so se avete dato una risposta, è chi sta comprando oro in questo momento? No, Questa è. bella domanda. Allora, in realtà è una domanda che è già emersa, non tanto oggi, ma anche in altre situazioni, ma o meglio, non tanto, Giancarlo, però tu hai toccato un tasto molto importante, non tanto solo nei confronti dell'oro, ma laddove si vedano dei movimenti importanti verso i beni di rifugio, no? Quindi come l'oro. Chi sta comprando l'oro? Ma tu mi sai rispondere? Eh beh. Ho qualche dubbio che possano centrare i cinesi, però chi può saperlo?
Non sono certo io, ecco. Ho Mm. qualche dubbio che i cinesi possano, perché insomma i rapporti Cina-Stati Uniti non sembra che siano in questo momento idilliaci, ecco. No, Forse no, ho usato un decisamente no. eufemismo, insomma. Diciamo che non stanno organizzando di andare a mangiare fuori una sera, insomma, stanno, Esatto. ecco, già da un po', insomma, sembrava a tratti, cioè ogni tanto durante la trattativa, no, ci sono stati dei momenti più di respiro con la stretta di mano, però insomma, però sicuramente non stanno, non si stanno sentendo per piacere, mettiamola così. Ok, allora, quindi questo diciamo che è l'interrogativo che tutti coloro che operano sui mercati, visto che siamo nella Trading Week, devono farsi, devono porsi. Certo, perché ripeto, guardando il grafico dell'oro non si può non rimanere stupiti, insomma, basiti da quello che è accaduto in questo mese di luglio e non è ancora finito, voglio dire, sono ancora alcuni giorni prima della fine del mese. Quindi questo è senz'altro da tenere presente e chiaramente a questo si può collegare anche la questione Recovery Fund, nel senso che Ecco. potevamo forse attenderci una reazione, non dico più entusiasta da parte dei mercati, però si è raggiunto un accordo che gli italiani, o meglio il governo italiano, sottolinea come storico, come insomma un accordo, eppure non è che la nostra borsa ha reagito in una maniera. Quindi voglio dire, questo accordo qua ha ancora tanti lati oscuri. Io ho ricevuto il file di tutto questo accordo, sono decine e decine di pagine, Sì. ovviamente devo ancora studiarmele tutte perché è una cosa recente, ma insomma, quello che manca è la chiarezza, non si riesce molto a capire quando verranno erogati, o meglio, i tempi sono anche abbastanza stabiliti, ma in base a cosa verranno erogati Certo, allora per esempio io sono andata subito, così almeno cerchiamo anche di capire, fermo restando che giustamente bisogna ancora leggere tante cose rispetto a questo accordo, ma insomma cerchiamo di capire le cose fondamentali. Allora, perché poi insomma la settimana scorsa subito sembrava dovessimo tutti festeggiare, però adesso c'è qualcosa di meno chiaro. Allora io sono andata sulla tua pagina di Trend Online. Tu appunto scrivi anche per Trend Online, che è sempre della grande famiglia delle fonti, e leggo per esempio i titoli che tu hai dato ai tuoi pezzi: Lato oscuro dell'accordo sul Recovery Fund, un negoziato da pazzi. Allora mi fermo qui e do la parola a te. Perché da pazzi e perché lato oscuro? Io insomma vorrei sapere da te qualcosa di più oggi, Giancarlo. Ecco, beh, un negoziato da pazzi perché in pratica sembrava che si stessero scontrando due visioni totalmente opposte, cioè non sembrava un negoziato, sembrava una guerra, cioè le posizioni in quel momento erano talmente differenti da non far minimamente pensare al fatto che ci sarebbe arrivati ad un accordo. Cioè, Conte, almeno in Italia, ufficialmente aveva una posizione durissima e la stessa cosa a Rutte in Olanda. Poi dopo si è arrivati ad un accordo e improvvisamente, praticamente, nel senso che fino alla domenica le posizioni erano totalmente distanti. E improvvisamente a lunedì un accordo, quindi che cosa era successo? Cioè qualcuno delle posizioni, diciamo, ovviamente si era ammorbidita, ma soprattutto bisognava capire se c'erano vinti o vincitori. E il problema è che ognuno tornava a casa sua dicendo di aver vinto, perché anche Rutte ha manifestato la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto. E,
Questo è già sospetto, insomma, perché se tutti festeggiano con tutte le differenze da paese a paese, Giancarlo, qualche dubbio sorge, no? Esattamente, proprio così, cioè occorre capire dov'è, cioè chi è che non la racconta giusta e probabilmente non la racconta giusta Conte come non la racconta giusta neanche Rutte ai suoi elettori. Teniamo presente però, attenzione, che adesso quell'accordo, e dovrà essere spiegato bene agli italiani in tutti i dettagli, ma quell'accordo dovrà essere messo al vaglio di tutti i parlamenti dei vari stati. Quindi non siamo ancora arrivati alla fine della storia, anzi ci potrebbero essere proprio delle sorprese finali che potrebbero insomma scompaginare il tutto. Ok, allora beh, a scompaginare il tutto potrebbe starci anche il MES adesso perché insomma il tema è ancora dibattuto all'interno della maggioranza, noi ne abbiamo parlato in altre puntate Giancarlo, però come dire, visto che i fondi, quello che arriverà dal Recovery Fund arriverà l'anno prossimo, insomma io stessa, ma insomma ma credo che ce lo siamo chiesti un po' tutti, mi sono detta beh ma allora come facciamo a ripartire? L'emergenza è qui e ora, cioè per il nostro paese, fermo restando che gli indicatori economici probabilmente non sono ancora ufficiali ed effettivi, cioè li comprenderemo, poi speriamo che non sarà così, insomma nella loro anche gravità e negatività solo tra qualche mese. Però appunto il MES potrebbe, a detta di qualcuno, risolvere i problemi nell'immediato. Cosa rispondi? Allora, primo rispondo che non li risolve assolutamente, perché il MES, ricordiamo, non sono fondi che arrivano e che possiamo utilizzare, sono fondi che possiamo utilizzare solo ed esclusivamente per l'emergenza Covid, ripeto, per l'emergenza Covid, non per il sistema sanitario nazionale in generale, ma solo ed esclusivamente per l'emergenza Covid. Il MES sono assolutamente contrario perché lo strumento è nato esclusivamente per supportare i paesi che non avevano più accesso al mercato. Quindi quella trasformazione parziale, perché sappiamo che gli accordi europei si cambiano solo all'unanimità, quindi il MES rimane MES, rimane Meccanismo Europeo di Stabilità, poi dopo lo utilizziamo per le spese sanitarie o per qualsiasi altra cosa, ma il contratto è sempre regolato da quegli accordi, appunto, che prevede il MES. Il fatto è che questo Recovery Fund purtroppo assomiglia tanto al MES, perché la cosa peggiore di questi fondi europei è che hanno delle famose condizionalità. Adesso anch'io uso questo termine che, non essendoci sul dizionario italiano, non andrebbe utilizzato, perché cioè, in italiano c'è la parola condizioni, non c'è la parola condizionalità, ma oramai è talmente entrato nel linguaggio giornalistico che lo uso anch'io. Comunque, sono le condizioni, cioè noi ricordiamo che questi soldi del Recovery Fund li potremmo spendere solo nel modo che ci indicherà l'Unione Europea. E Esatto, questo saranno incanalati cioè verso una direzione, questo è vero, ma ti aggiungo un tassello, poi ci sono delle domande, te le voglio leggere da parte dei nostri telespettatori. Al di là di questo, quindi condizioni ce ne sono e come, perché noi, vabbè, il MES poi è solo insomma, per la sanità, no? Quindi noi dovevamo indirizzare le nostre risorse lì, quindi il resto, insomma, che è molto precario per il nostro paese, peraltro nelle classifiche l'Italia è ancora agli ultimi posti, è il paese che ha reagito peggio, ma perché di base a livello strutturale partivamo già penalizzati rispetto ad altri paesi. Ma insomma, il governo, altro tassello, rischia sul MES secondo te? Visto che nell'agosto del 2019, l'anno scorso, abbiamo assistito alla caduta del governo, no? Perché una parte,
che ai tempi erano Lega e Movimento 5 Stelle, si è ritirata. Insomma, Salvini ha deciso di staccare la spina dal governo Conte, dal primo governo Conte. Rischia sul MES, visto che ci sono un po' di tensioni su questo. Io temo di no, temo che non rendi. Perché tu vorresti il re. Beh, ma in questo momento però Giancarlo non sarebbe un po' grave con la situazione anche economica che abbiamo, insomma, se il governo cascasse? No, no, Manuela, se tu No. stai andando verso un burrone, qualsiasi deviazione fai per non andare verso il burrone è una deviazione da prendere. Anche se ci si va a impantanare da qualche altra parte, piuttosto che finire in un burrone, è meglio impantanarsi da qualche altra parte. Perché Ok. qua veramente noi rischiamo di finire molto, molto male. Quindi lo so che non è un momento ideale per fare una crisi di governo, ma il fatto è che faremo la crisi di un governo che veramente ci sta portando verso il baratro, quindi qualsiasi Ok. cosa è meglio di questo governo. Allora, ci sono un po' di messaggi sul MES. Giovanni scrive tre parole, troica, meglio io ne leggo due, tre parole, troica, MES, insomma, associa a questo. Poi un altro messaggio, niente casca, guarda, era appena arrivato mentre tu parlavi del governo, tutto è strategia dittocraziale, quindi la dittatura secondo qualcuno che c'è da parte di Conte. E poi un altro messaggio, scempio dell'Italia. Leggo questo perché do una notizia sul trading, visto che siamo nella Trading Week. Scempio dell'Italia è Casalino, 20.000 euro al mese. Al di là dei soldi, insomma, e al di là insomma, poi delle interpretazioni rispetto alla figura di Rocco Casalino, ma il compagno è una notizia che ha circolato nelle ore scorse. Il compagno di Rocco Casalino, vittima del trading online, e parleremo anche di bufale di trading durante la settimana che abbiamo dedicato proprio a questo. Quindi uniamo tutto quanto, insomma, c'è chi sostiene che il governo sia una dittatura, c'è chi sostiene, soprattutto anche dopo questo periodo di lockdown, che si voglia andare solo in quella direzione e tutti ci stiano portando a seguire una direzione, anche se più o meno inconsapevolmente. Su questo sei d'accordo, Giancarlo? Sì, sulla questione dell'essere vittima del trading online, insomma, non si fa troppa pubblicità al trading online, che invece io difendo, nel senso che è un'opportunità per le persone poter utilizzare, appunto, fare trading attraverso la rete internet, no? È vero che ci sono delle truffe, ma è anche vero che sono talmente evidenti, talmente che cascarci è proprio da. E voglio dire, prima di cascarci, magari questa persona qua, visto che ha un compagno così noto, magari poteva anche chiedere qualche cosa. Penso che Rocco Casalino poteva anche consigliargli di non fare certe cose. Quindi, più che truffe, per me proprio è prendere in giro degli allocchi, che chiaramente non è una cosa No, da anche fare. perché Giancarlo, certo, comunque quando si parla di soldi, si parla di nozioni che arrivano online, bisogna stare un po' attenti, ma questa è un po' la regola base di qualsiasi movimento, no, di soldo attraverso internet. Dio mio, Manuela, sappiamo tutti, no? Leggiamo sulle cose, investi 200 euro in Amazon e diventi ricco. Cioè, se uno cade in una cosa del genere, cioè se non riarriva a capire che non può investire 200 euro in Amazon per diventare ricco, se uno e poi dice, ah, mi hanno truffato perché mi hanno detto che con 200 euro investiti in Amazon diventavo ricco. Insomma, non fai una bella figura se dici una cosa del genere, perché capisco di essere ingenui, ma arrivare a questi punti mi sembra No, no, veramente. certo. Beh, insomma, Rocco Casalino che torna nel mirino, ma insomma, a parte questi casi di gossip, però si parlava del compenso, ma quello è, insomma, sempre il Ma solito io più che discorso. il Certo, più che il compenso, che voglio dire, certo, ho un compenso elevato perché prendere 20.000 euro al mese, che sia, è un compenso elevato,
Dai, che comunque Però non sono proprio 20.000 euro, dobbiamo essere anche onesti, però anche perché poi bisogna togliere, è tanto, non sto mica dicendo che insomma, chi lavora, però non credo che siano proprio 20.000, ma indipendentemente da questo, anche fossero 15.000 sono tanti, ecco, va bene. esatto, ma infatti io avevo sentito parlare di 170-180 mila euro l'anno, no? Che quindi più o meno corrispondono a 15 mila euro al mese, ma Sì. ripeto, a me non fa nessun effetto gli stipendi elevati, naturalmente se corrispondono ad un'effettiva resa della persona, cioè se l'amministratore delegato di Eni, faccio un esempio, guadagna qualche milione di euro l'anno, ma fa guadagnare all'Italia molti più milioni di euro perché sa amministrare bene, insomma, perché è un grande professionista, eccetera. Lo pago pure qualche milione di euro, cioè non mi scandalizzo sulle retribuzioni, naturalmente se sono retribuzioni alle quali corrisponde diciamo, un operato importante, conseguente, cioè io non so quale sia la resa di Rocco Casalino, spero per l'Italia che dia dei buoni consigli o a Conte, non lo so, che bene il suo ruolo, sei portavoce, non lo so, ma comunque insomma, non lo sentiamo mai, lo vediamo Certo. sempre qualche metro dietro. Come se davanti ci fosse la regina, sa che il marito della regina deve stare qualche metro dietro alla regina in Gran Bretagna. E quindi, non so, lo vediamo così. Ripeto, io non mi scandalizzo delle retribuzioni, mi scandalizzo se alle retribuzioni non No, no, corrisponde. no, certo, un amico scrive la meritocrazia, assolutamente. Poi, ovviamente, nel caso di ruoli pubblici, bisogna stare ancora più attenti perché i soldi sono i nostri, insomma. Quindi, giustamente, ancora più attenzione rispetto a quella che è la operatività, usiamo anche qui questa parola, di chi ci governa. Oltre, insomma, a dover prestare più attenzione perché governa il paese e quindi tutto quello che succede ricade su di noi. Allora, Giancarlo, sì, dobbiamo arrivare a conclusioni. Quindi, insomma, che dobbiamo fare nei confronti di questo recovery fund e del MES, al di là delle tensioni all'interno del governo che seguiamo sempre con attenzione? Perché in questo momento potrebbe essere un altro cigno nero, no? Per stare su un'espressione usata in finanza. Aspettiamo per capire che cosa veramente potrà succedere al nostro paese con questo accordo. Ma no, sul MES si può parlare in Sì. questo senso. Quando è uscita la notizia, insomma, dell'accordo lunedì scorso, insomma, per intenderci, dell'accordo sul recovery fund e quindi che i soldi che dovrebbero arrivare all'Italia, poi dopo vediamo, insomma, sono 209 miliardi, molti hanno fatto notare l'aspetto che poteva essere casuale, ma poteva anche non essere casuale, che erano all'incirca 35-36 miliardi in più rispetto a quelli preventivati, 173, quindi da 173 a 209 sono proprio 36 miliardi e casualmente il MES sanitario, chiamiamolo, erano proprio 36 miliardi, cioè il 2% del nostro PIL. Quindi in molti hanno detto ok, abbiamo preso il MES, non l'abbiamo chiamato MES, l'abbiamo chiamato Recovery Fund, ma allora a questo punto non c'è più bisogno del MES perché ce li daranno già questi 36 miliardi. Quindi io ritengo che al MES non ci si arrivi proprio perché nessuna intenzione all'interno della maggioranza di creare ulteriori tensioni, cioè si è già per loro, Certo. per me non è una grande vittoria quella della Recovery Fund, ma a loro modo di vedere hanno già ottenuto un grande successo con la Recovery Fund e quindi andare a tirar fuori l'argomento MES, secondo me, hanno solo da perderci. Ok, certo. Però, non lo so, se siamo veramente così se lo Stato italiano è talmente alla canna del gas che deve davvero, ricorrere al MES, va
Vabbè, il messaggio ai mercati sarebbe devastante, perché se dopo aver ottenuto 209 miliardi noi abbiamo bisogno di prenderne ancora 36 con il MES, quando saremo l'unico Stato a richiedere il MES, insomma, se io sono già fuori da quello, ma se fossi all'interno di del mercato, voglio dire... Ben attento prima di investire in Italia, perché a quel punto, o almeno in Italia con i titoli pubblici italiani, perché a quel punto veramente avrei qualche dubbio. È chiaro, insomma, guarda Giancarlo, ci sono anche altri messaggi. A parte un amico che chiede rispetto al debito pubblico, so che tu, al di là di averne parlato anche con me in una delle nostre pillole informative, ti stai occupando di questo su Trend Online. Magari ne parleremo ancora nelle prossime puntate. Un amico scrive: perché questo governo vergognoso è lì per cadere ma non cade mai? Vabbè, questa è una domanda, a parte che vabbè, poi dipende anche da come uno vede, no, l'attuale governo, però insomma sta seguendo a ruota un po' il tuo discorso. In 10 secondi cosa risponderesti a Steo77, si firma così? Di andare a leggere le dichiarazioni di un anno fa esatto, c'erano ovviamente già dissidi, forti dissidi all'interno della maggioranza giallo-verde, e il Movimento 5 Stelle insistevano a dire: se Salvini vuole staccare la spina, che la stacchi, ma sarà una sua responsabilità, giustamente, e dicevano che in quel momento stavano venendo fuori delle voci che parlavano di un loro possibile accordo con il PD. La risposta da il sito ufficiale del Movimento 5 Stelle, non da un pinco pallino qualsiasi, è: noi con il partito di Bibiano non vogliamo avere nulla a che fare. Ecco, otto giorni dopo erano lì a trattare per fare il governo, quindi non stupiamoci che questo governo stia ancora andando avanti dopo versione a U, chiamiamola così perché siamo gentili, di quel genere. Non dobbiamo proprio stupirci più di niente. Va bene Giancarlo, allora resta con me per i saluti. Io vi ricordo la settimana del trading che è iniziata proprio oggi e che proseguirà fino a venerdì. Oggi abbiamo parlato peraltro anche di truffe online. Guardate, il 31 luglio a partire dalle 16, tra i vari nostri appuntamenti c'è questa tavola rotonda dedicata a questo, cioè trading or stalking, l'abbiamo chiamata così. Ogni giorno vediamo offerte e annunci che promettono di far guadagnare facilmente e rapidamente con il trading. Ovviamente attenzione, perché dietro questi messaggi che ci bombardano la bufala è in agguato, e allora sarà nostro compito, attraverso anche i nostri relatori, capire come essere certi, insomma, che quello che ci troviamo di fronte non sia solo un modo per fregarci. Però Giancarlo, insomma, l'hai detto anche tu prima, osservare bene, insomma, in internet quanti messaggi ci arrivano ogni giorno. Cioè io che comunque seguo il trading, sai che le ricerche che si mettono sui nostri singoli dispositivi poi ci rimandano altrettanti messaggi pubblicitari, mi arrivano ogni giorno, no? Messaggi: vuoi guadagnare, guadagna tot in un giorno. Insomma, però è chiaro che sono truffe, sono bufale, bisogna avere un po' di buon senso, no? Assolutamente, insomma, se una persona avesse il metodo per guadagnare migliaia o centinaia di migliaia o milioni di euro, allora sarebbe già ricco. Per quale motivo deve andare a vendere? No, ma più che altro perché allora dobbiamo lavorare, facciamo tutti i trading, tanto in un giorno guadagniamo cifre allucinanti, no? Quindi sarebbe facile, vabbè, i guadagni facili. Almeno questo è uno degli insegnamenti delle nonne: i guadagni facili non sono mai veri, quindi attenzione. Allora, si può avere fortuna magari in un'occasione, ma perché è la fortuna, non perché attraverso magari quella situazione lì si guadagna in modo semplice. Allora Giancarlo Marcotti, io ti ringrazio, naturalmente ci risentiamo la settimana prossima, lunedì, sempre a quest'ora, e poi comunque ci teniamo in aggiornamento anche per altri appuntamenti sulle fonti TV. Ti seguiamo su Finanza in Chiaro ogni giorno con i tuoi video. Grazie mille Emanuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, intanto state vedendo anche la schermata del nostro sito nella sezione Eventi TV Week, questa è quella attuale, la settimana dedicata al trading.
Oggi pomeriggio ripartiamo dopo le 14 con il live. Alessandra Giorgeva vi terrà compagnia. Naturalmente adesso a seguire tutti i nostri approfondimenti, ancora con tavole rotonde della mattinata e poi le pillole informative e interviste esclusive di Le Fonti TV. Restate con noi e continua la Trading Week.